Buongiorno da Amsterdam, da ciao. Oggi il video lo voglio incominciare dalla camera dell'hotel con questa view un po' carina perché è una casina, appunto. Sembra la casetta di marzapane, ma praticamente qui in Olanda tutte le casette mi sembrano le casette di marzapane. Oggi andremo in cerca della Chinatown di Amsterdam. Ebbene sì, perché uno conosce tutti i quartieri di Amsterdam, si sa che qui c'è la zona luci rosse, la legalizzazione delle droghe leggere, città di musei, di canali, insomma, però nessuno probabilmente sa che c'è anche una Chinatown e quindi oggi la voglio andare a cercare. Infatti questo video verrà inserito nella playlist appunto delle Chinatown in giro per l'Europa. Comunque bando alle ciance perché sto parlando fin troppo, ci vediamo tra pochissimo. Allora, eccoci qua, noi siamo arrivati più o meno nella zona di Chinatown, vi scrivo qui il nome del quartiere perché non lo so pronunciare, Zeji, non lo so pronunciare. Volevo farvi vedere un pochino qui questa zona con il canale, molto, molto romantico. La zona di Chinatown è adiacente alla zona luci rosse. È ora di pranzo, quindi stiamo veramente andando in cerca di un ristorantino carino, che dovrebbe essere non troppo lontano da qui, proprio nella zona di Chinatown. Ma comunque in realtà, ragazzi, gironzolando per Amsterdam non è affatto difficile trovare ristoranti cinesi, anche i takeaway, ci sono ristoranti cinesi secondo me anche molto buoni davvero ovunque. E comunque ogni angolo di questa città, ragazzi, è bellissimo. È veramente una città meravigliosa, molte volte viene sempre associata a un divertimento un po' più, capito, per adulti, no? Tra droga, sesso, eccetera, ma molto molto altro e quindi la stiamo vedendo e ci stiamo veramente innamorando. Però adesso a voi faccio vedere solamente Chinatown. Però insomma adesso ci dedichiamo esclusivamente a Chinatown, quindi andiamo. Eccoci qua, stiamo entrando proprio nella zona di Chinatown. Va bene, comunque andando sempre avanti, ah ecco, iniziamo a vedere qualche insegna con scritte cinesi. Eccoci entrati nel vivo di Chinatown. Comunque, allora ho anche trovato il ristorante dove probabilmente andremo a mangiare, che ha ottime recensioni ed è proprio un posticino tipico. Invece questo qui è un market, mini market, ha della roba, ragazzi, meravigliosa e ho paura veramente di entrare perché potrei veramente uscire con una nuova valigia dove mettere tutta la roba che non mi entrerà nella valigia che ho come bagaglio a mano. No, adesso chiaramente entriamo. Cioè, in questo mini market, ragazzi, c'è di tutto, tanta roba cinese, giapponese e coreana. Sono tipo in Italia, io questa qui la compro a 6-7 euro. Sono letteralmente innamorata di queste tazze, ragazzi, non so come riportarle in Italia.
questa di cui sono letteralmente innamorata e costa 12 euro, non è enorme. C'è mio marito che, vi giuro, mi sta facendo passare i guai perché vuole che non compro più niente perché non abbiamo più spazio dentro le valigie, ma questa, ragazzi, cioè, io ho fatto un sondaggio su Instagram e mi ha detto che è stupenda, lo so, deve essere mia, cioè è troppo carina, la prendo, basta, deciso, ora mai più, anche perché oggi poi è l'ultimo giorno, è troppo bellina. Ho dovuto togliere un tantissimo audio, guardate altre ciotole, però quella lì l'ho presa alla fine. E ma c'era anche il piano di sotto. Oh no. Vabbè, perché all'interno c'era la musica a tutto volume e quindi non ho potuto, insomma, vi parlavo di alcune cose, però le ho dovute omettere. Comunque adesso andiamo a vedere un tempio che è stato ricostruito qui e vi faccio un po' vedere. Più che altro perché abbiamo visto i prezzi di questo ristorante e tipo l'anatra laccata, che pare che sia il pezzo forte, veniva sui 24 euro a porzione, quindi sembra un po' caro e quindi no. Stiamo cercando quindi qualche altro ristorantino che ci possa un attimino incuriosire. Wow, che bello. Non si possono fare foto? Credo di no. Allora, non si poteva chiaramente riprendere ed è stato molto per me emozionante, vi dico la verità. E infatti ho acceso un incenso per mia nonna che non c'è più e mi sono scoppiate in lacrime ed è stato molto... molto forte, perché non lo so, la spiritualità buddista è, forse si avvicina di più al mio concetto di spiritualità, dove c'è il rispetto per ogni essere vivente. Infatti sono anche vegetariani e lo apprezzo veramente tanto. Io non sono buddista e non sono vegetariana, o meglio, faccio del mio meglio per cercare di non mangiare carne, soprattutto di evitarla il più possibile, e mi piacerebbe un giorno poter avvicinarmi molto di più a questo tipo di spiritualità. Mi sembra, non lo so, mi ha emozionato adesso, ragazzi, tantissimo. Sono comunque di appunto un pochino più allegro a questa vacanza, al mio viaggio di nozze. Andiamo a mangiare qualcosina, dai, cerchiamo qualche posticino che faccia al nostro grado, al nostro, cioè, faccia per noi. Arrivati nel ristorantino, l'abbiamo trovato alla fine di fronte al tempio, si chiama New King. Dalle recensioni su TripAdvisor sembra veramente molto buono, infatti ci sono sia autoctoni, ovvero proprio dei cinesi, e sia dei turisti. È piuttosto scuro all'interno, ma mi piacciono, insomma, questi interni un po' meno spartani, anche se quando c'è lo spartano mi sembra sempre di stare proprio in Cina. Comunque, thank you. Ci ha portato l'acqua still water con la cannuccia invece del bicchiere, vabbè. E io ho preso un piatto vegetariano buddista, ovvero riso con delle verdure, e lui invece ha preso, credo anche lui, delle verdure e la natra pechinese, che pare che sia buonissima qui. Allora, il mio piatto, ed è, ci sono tutte le verdure, credo che ci sia anche del tofu, e c'è anche il riso in bianco al vapore. Tutto questo viene circa 13 euro e adesso invece aspettiamo il suo piatto, e però intanto me lo servo. Anche il suo, cioè un mega piatto unico con
mi ricordavo che avevi preso il riso, invece no. Le noodles di riso, vero? E l'anatra. Allora ho pagato 32 euro. Adesso è successa una cosa, ero sopra, piano di sopra, che tra l'altro piano di sopra ha un'altra sala molto grande con un bel gong. Ero sopra e non so se nel video si vedono dei ragazzi di fronte a noi, erano ragazzi slavi, quattro maccioni enormi. In pratica sono scappati, è uscito prima uno e per, come per se andasse a fumare, e poi sono iniziati a scappare. Infatti c'era un ragazzo italiano che ci ha raccontato che un po' la scena. Infatti lui era fuori, mi aspettava fuori, ha visto queste persone che scappavano, pensava che ci fosse un taxi, perché comunque era appena passato un taxi, e vedeva questi qui che correvano, invece erano andati via correndo proprio perché avevano rubato. Infatti poi e tra l'altro avevano anche chiesto un'altra ciotola di riso, avevano preso del chicken in agrodolce e poi un'altra ciotola di riso. Ma veramente mi è dispiaciuto, più che altro perché tutti erano sconvolti all'interno del ristorante. Comunque pare che da un po' di anni, allora prima pare che era più tranquilla Amsterdam, pare che con gli anni stia un po' peggiorando. Voi che magari conoscete bene la zona, avete vissuto qui, non lo so, sapete qualcosa al riguardo? Sta cambiando Amsterdam? Comunque ragazzi, niente, allora ho fatto un pochino di shopping anche qui nella Chinatown, come torno in albergo vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, per darvi un'idea, questa è la stazione dei treni, entrando, non so se mi sentite, però comunque entrando su questa via si entra nella zona cinese, e non posso esimermi a farvi vedere questo scorcio che secondo me è bellissimo. Cioè, ce ne sono tantissimi di scorci stupendi, ma veramente Amsterdam è stupenda, è una città veramente magica, veramente bellissima. Ecco, arrivata in hotel, vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, in realtà avrei voluto fare uno shopping un pochino più sostanzioso, soprattutto per quanto riguarda il cibo, non li ho potuti portare via. Comunque, allora, questa qui è la bustina, questa qui l'ho dovuta pagare 10 centesimi, però mi serviva perché avevo bisogno comunque di una busta, e quando ho visto che era così ho detto va bene, benissimo, i 10 centesimi meglio spesi nella storia dei 10 centesimi spesi. Allora, poi lì alla cassa potevi prendere il giornale gratuito, quindi io ho preso l'Asia News, l'ho preso perché ci sono tante, vedete, pubblicità di ristoranti, le offerte cinesi. No, queste sono cose che mi intrippano, cioè mi piacciono tantissimo. E ho preso questo drink, lemon e green tea. Ha ben poco del cinese, però l'ho preso. Ta-da! Non potevo lasciarla lì, ragazzi. Cioè, sia per l'insalatone, sia, non lo so, per le zuppe, il ramen. Cioè, qua ci puoi fare veramente di tutto. Vi dico la verità, stasera avevamo pensato di andare a mangiare in questo ristorante che vedete adesso la fotografia, si chiama Sea Palace, si trova vicino al porto ed è un ristorante cinese che ci hanno consigliato perché comunque ha questa architettura, questa pagoda proprio sul mare, con le luci, la sera comunque le luci si rifrangono sull'acqua, quindi è molto suggestivo. Anche gli interni pare che siano molto particolari. Su TripAdvisor ho letto delle recensioni non particolarmente carine, dicendo sì, questo arredamento si utilizzava negli anni 90, niente di che. Io lo preferisco perché vuol dire che è quello più autentico. A me non piace l'arredamento quello moderno, dei classici all you can eat, quelli proprio non mi piacciono per niente, non mi piacciono neanche gli all you can eat, quindi quell'arredamento proprio non moderno, asettico, non mi piace.
saremmo andati se fosse almeno cibo un po' più particolare. Invece abbiamo visto che i piatti sono classici piatti di cinesi, niente di che, insomma, per la serie i Baoz probabilmente non li propongono, o non propongono, insomma, cibo un pochino più di nicchia, ecco, meno popolare. I prezzi non sono bassi, quindi pertanto mi dispiace, non girerò il video, però voi sapete che se volete farvi un giro c'è questo bel, è proprio bello esteticamente, si chiama Sea Palace. Il ristorante dove siamo stati oggi anche, per esempio, un pelino ci ha deluso, perché il cibo non era eccelso. Sappiate che se volete mangiare veramente bene dovete andare nei posticini, quelli un pochino più, insomma, che dite... quasi quasi non c'entrerei, poi vi sedete e restate ammaliati come a Lisbona, che era veramente buonissimo il cibo lì, proprio ottimo, autentico. Vi dico la verità, a me non ha soddisfatto, perché non c'era cibo autentico, non era un vero e proprio cibo autentico, era un po' turistico, un po' per occidentali, secondo me. Probabilmente se avessimo cercato meglio, e soprattutto se non fossimo stati così affamati, saremmo riusciti a trovare qualcosina di più caratteristico. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, e niente, se vi è piaciuto comunque un thumbs up, un pollice in su, e vi chiedo di schiacciare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi video che usciranno presto sul mio canale. Zaijian!